più trasparente possibile e un voto consapevole e trasparente. Insomma, speriamo insomma, di, in questo modo qua di dimostrare insomma, che quante più persone si avvicinano alla politica, quanto meglio è. Bene, credo che questa sia come dire, una, non solo un'iniziativa giusta, ma che arricchisce la democrazia nel suo complesso e arricchisce anche questo sforzo che facciamo di integrazione, anche se questa parola ormai è un po' obsoleta, e uno sforzo, diciamo, di consapevolezza sia per gli stranieri sia per gli italiani, perché questa cosa forse è come gli stranieri stanno rivitalizzando una società che sta invecchiando, così questo apporto di partecipazione da parte di gruppi sempre più consistenti di stranieri che oltretutto assumono anche le forme di partecipazione democratica che noi, con cui noi ci esprimiamo, no? Che non sono della tradizione né cinese né bengalese eccetera, però diventano in questo senso anche qui più comprensibili agli occhi degli italiani e sono linfa vitale della democrazia, così come in un paese appunto che invecchia le nascite di una popolazione molto più giovane che arriva con la voglia di costruire il futuro per i propri figli e beh, qualche figlio in più lo fa e quindi in questo senso è come dire è inizio nel vecchio buon vino italiano di un vino novello okay. Gli dà tono e forza. E adesso ti volevo fare una domanda perché ho letto un articolo che è intitolato Il dragone cambia passo. Il dragone è la Cina, naturalmente, e sul lusso imita il Made in Italy. Mm-hmm. C'è una cosa che dice questo governatore della provincia del Guangdong e dice ma noi mentre in Europa, soprattutto l'Italia che è il prototipo per loro della moda, ma del lusso, della bellezza, in Italia però quel lavoro raffinato, originale, come dire, unico, che è un vestito fatto a mano, trova sempre meno sarti e meno manualità, mentre noi ce l'abbiamo, no? Dice questo governatore. Quindi possiamo non prendere il posto, ma fare anche noi qualche cosa che raggiunga quei livelli, ma tutto questo che anche l'Italia ha raggiunto da questo punto di vista. Certo, ognuno avrà la sua particolarità, perché insomma non a caso non siamo l'elite del lusso, insomma, perché forse non è solo bellezza ma anche capacità di inventare, di trovare, no? I disegni giusti, quindi non è solo capacità artigianale. No, non è solo capacità artigianale, è tante altre cose, insomma, valorizzare qualche cosa di materiale, il senso del gusto, dell'estetica, della tradizione, insomma, quindi è un mix di tante cose che in Italia si ritrovano e rappresentano un capitale enorme. Io insomma poco prima di venire qua ho avuto un incontro appunto con un operatore del lusso che insomma che voleva qualche consiglio su come
appunto farsi conoscere meglio dai, dai tanti turisti cinesi che vengono in Italia e spendono delle cifre importanti. E mi diceva appunto che per loro rappresenta, insomma, per loro che operano in questo particolare settore dei servizi di lusso, il 60% del loro fatturato per questa fascia di servizi. Ed è interessante perché insomma, sono sempre di più i turisti cinesi che comprano prodotti di lusso per tanti motivi, insomma, per i motivi che abbiamo già accennato prima, ma anche perché per esempio comprare in Italia uno stesso prodotto di lusso costa molto meno che in Cina. E soprattutto poi porta con sé questa è quasi una novità, insomma. Sì, ma infatti diciamo ci sono delle statistiche così su questo genere di acquisti, però insomma le possiamo ritrovare. Vediamo appunto che i turisti cinesi sono tra i primi posti in classifica, per esempio, nell'utilizzo del duty free, cioè quel servizio particolare per cui c'è il rimborso dell'IVA, essendo insomma turisti extracomunitari, e tante altre statistiche, e soprattutto lo vediamo anche visivamente. Insomma, se noi andiamo a fare un giro nelle strade del boutique di lusso del centro, vediamo insomma che ci sono molto spesso commessi che parlano cinese o sono di origine cinese, e in queste boutique appunto il personale che sappia accogliere il turista cinese è assolutamente benvenuto, e soprattutto perché poi questi turisti sfuggono un po' insomma lo stereotipo degli altri turisti, degli altri ricchi turisti. Mi raccontava appunto un episodio di un turista cinese che vestiva in modo assolutamente dimesso e aveva addosso il cartellino di una nave da crociera, per cui insomma era uno che stava andando in una crociera, però insomma è entrato e si è comprato abiti per 38.000 euro, no? Che insomma diciamo per uno così che dice ma vabbè, insomma, scendiamo a Civitavecchia, ci facciamo una passeggiata per Roma. Era un travestimento contro le tasse, insomma, quello l'abito dimesso. Ma insomma, diciamo che tendono in qualche caso a sfuggire un po', no, alla stereotipo del riccone. Bene, e mandiamo un altro omaggio a Paco de Lucía e a Camarón de la Isla con Que desgraciados son. We'll be right back.
Abbiamo ascoltato un assaggio della collaborazione tra Paco e Camarón de la Isla, di cui parlavamo prima all'inizio. È un assaggio delle incredibili qualità vocali di Camarón. Quindi questa è stata veramente una collaborazione incredibile.